Il ringraziamento dei tifosi, della sua gente ad accompagnare l'ultimo viaggio di Carlo Mazzone, personaggio amatissimo dalla sua Ascoli e da tutta l'Italia del pallone. Nella chiesa di San Francesco, una cerimonia semplice quanto intensa, concelebrata dal vescovo Giampiero Palmieri e dall'arcivescovo emerito Piero Coccia, che è stato parroco della famiglia Mazzone a Porta Romana. In prima fila la moglie Maria Pia, compagna di una vita, con i figli Sabrina e Massimo e i nipoti Vanessa, Alessio e Iole, che hanno dedicato al nonno un commosso ricordo. Insieme a parenti e amici, in chiesa tanti dirigenti, colleghi allenatori e i suoi ex ragazzi. Tra loro anche il pupillo della fascia destra, Walter Novellino, che ha poi seguito le sue orme in panchine prestigiose. Carlo è una persona che la sua schiettezza, la persona buona, sembrava un burbero, invece non lo era, una persona che faceva crescere tantissimi giocatori e tanti giocatori famosi lo ammirano per questo, perché era una persona corretta, una persona che era leale, una persona che anche se ti diceva qualcosa te lo diceva in faccia, ti faceva capire quello che voleva. All'esterno, a seguire le esequie sul maxi schermo allestito in Piazza del Popolo, migliaia di tifosi. Uno sventolio di bandiere bianconere per Carletto, arrivato sotto le 100 torri nel 1960, in prestito dalla Roma, e fermatosi in una città della quale si era subito innamorato, prima di chiudere la carriera in campo per la frattura di un perone durante un derby con la Samb. Il rapporto simbiotico da padre e figlio con il presidentissimo Costantino Rozzi, che presto gli affidò la panchina. Abbiamo fatto 16 anni di Serie A, grazie a loro, grazie a tutti e grazie anche al grande cuore sia di Mazzone e di Costantino Rozzi. Noi abbiamo vissuto veramente una grande epopea. Oltre ad Ascoli, tante panchine importanti, Fiorentina, Bologna, Cagliari, Napoli, Brescia, ma soprattutto quella dell'altro grande amore della sua vita, la Roma. Per chi c'è da nostra, Carletto era un grande, venivamo da derby 0-0, 1-1, 0-0, 1-1, arriva lui 3-0, uno spettacolo. Alla fine le panchine saranno 1278, 792 nella massima serie, di cui è recordman di presenze, per un personaggio che non tarderà a trasformarsi in mito. E allora grazie Sor Carletto, grazie Mister Magara. I tifosi, tanti e di tanti diversi colori, ti ringraziano per le emozioni che hai saputo regalare. Grazie mille.